sessantenne avrebbe sparato su un gruppetto di 5 ragazzi in Baldoria, nelle campagne di Palma di Montechiaro. Un 17enne è morto, un 22enne è ferito alle gambe. Non escluse altre dinamiche. A Palma di Montechiaro è stato ucciso Antonio Morgana, 17 anni. Calogero Paci, 22 anni, è stato ferito alle gambe. Altri 3 ragazzi sono illesi, sfuggiti alla sparatoria che si è scatenata nelle campagne tra le contrade Ciotta e Torre di Gaffe. Indagano i poliziotti del commissariato di Palma, della squadra mobile di Agrigento e la procura. Antonio Morgana, Calogero Paci e gli altri 3 sono a bordo di una Fiat Uno. I 5 procedono verso contrada Ciotta e poi stop, una sosta, un luogo tranquillo. I 5 parlottano, scherzano, schiamazzano come se fossero seduti sulla panchina di una piazza del paese. Poi è esplosa una raffica di colpi d'arma da fuoco, sparati con una pistola calibro 7 e 65. L'arma assassina sarebbe stata impugnata da un uomo solitario, capelli brizzolati, oltre 60 anni e gli occhiali scuri, nonostante fosse ormai sera, al buio. I 5 ragazzi forse avrebbero deriso e beffeggiato l'uomo anziano che li avrebbe pregati di non rumoreggiare. Ecco perché lui sarebbe rientrato a casa sua, nella zona, e si sarebbe armato per la vendetta. Antonio Morgana è stato colpito ad organi vitali ed è stramazzato a terra. Calogero Paci è stato invece attinto da schegge di proiettili alle gambe. Gli altri 3 sono scappati. Il sessantenne li avrebbe inseguiti, scavalcando anche una barriera in cemento. Poi ha rinunciato. Morgana e Paci, ancora infuocati dai proiettili, sono stati soccorsi da uno dei 3 amici fuggiti, che li ha caricati in automobile e li ha scaricati a Licata, innanzi all'ingresso dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo. Nel frattempo i poliziotti hanno setacciato il luogo teatro dell'attentato alla ricerca dello sparatore. Passi felpati, armi e torce in mano, scavando tra le tenebre, temendo che lui sparasse ancora. Poi le pattuglie in commissariato. Le indagini non escludono nessun altro movente, anzi l'ipotesi dell'anziano sparatore, perché infastidito dagli schiamazzi e poi dagli insulti, sarebbe traballante. La zona impervia è franata e quasi del tutto disabitata. Le prime case ancora abitate sono a più di 400 metri dal luogo della sparatoria. Perché i 5 ragazzi si sono appartati in un posto così isolato? A Palma di Montechiaro gli investigatori sospettano che gruppi emergenti non collegati alla mafia si sarebbero inseriti nel controllo del racket delle estorsioni e che per riscuotere il pizzo sarebbero impiegati giovani incensurati e insospettabili.